Siamo lodati Gesù e Maria. Belle sorelle carissime, facciamo una piccola meditazione sul Vangelo di oggi, rievocando però per capire bene alcune cose quello di domenica scorsa. Tutti quanti vi ricorderete che domenica scorsa Pietro aveva ricevuto la nomina a vicario di Cristo in terra. Per un'ispirazione dello Spirito Santo, come Gesù stesso riconosce, nella carne e nel sangue te lo hanno liberato per il Padre mio che nei cieli, è il primo a riconoscere la vera e perfetta identità di Gesù. Non un semplice uomo, non un semplice santo, non un semplice profeta, il numero uno. A questo ci si può anche arrivare. Sapete che pure i musulmani dicono che Gesù era un profeta, ma che Gesù è un profeta è un po' poco. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E lì Pietro va al settimo cielo. Tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa. Le porte degli inferi non prevarranno. Io ti do le chiavi del regno dei cieli. E tutto ciò che tu leghi sarà legato e tutto ciò che sciogli sarà sciolto. E a questo punto Pietro diventa, come dire, divino? Diventa infallibile e impeccabile? Domanda, attenzione che capite già dove vado a parare. Il Vangelo è il seguito, subito dopo, questo è avvenuto in un arco di tempo molto molto breve, forse è stato il discorso che Gesù ha fatto immediatamente dopo, quindi dice vabbè, mo ti do il primato, hai capito chi sono, e mo ti spiego qual è la mia missione, la spiego a te, la spiego a tutti, io devo andare a morire in croce. E Pietro che fa? Signore, non si è mai. Dico, ma vogliamo scherzare, figlio di Dio in croce, ma insomma no. E che si becca? Tu sei la roccia, gli inferi non prevarranno, vattene via Satana. Oh mamma, cioè siamo un po' disorientati, insomma, no? Chi è Pietro? La pietra contro cui si frantumano gli attacchi satanici o il consigliere di Satana? Scusatemi, ma purtroppo Gesù ha detto così, vattene via Satana, cioè tu non te ne accorgi, ma è Satana che sta parlando attraverso di te. Satana sta parlando attraverso Pietro. Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora, ragazzi, facciamo così. Risonanze interiori. Che cosa ci farà capire questa cosa? È sempre molto importante, prima di ascoltare quelle spiegazioni, cioè sentirsi proprio messi a contatto con queste provocazioni, perché Matteo l'ha fatto, cioè l'ha proprio fatta apposta a costruire questa cosa stridente, capite? Che si passa, noi diciamo, lo dice pure la mia di ieri sera, no? Dalle stelle alle stampe, in un battibaleno. Oh, attenzione, Pietro è stato sempre un grande, ma c'è stato qualche altro momento in cui Pietro, insomma, non ha avuto proprio un comportamento proprio... Quindi qui si è sbagliato di grosso, quindi ha travisato, come dire, quella che secondo la sua testa sarebbe dovuta essere la missione del figlio di Dio, quindi qua ha commesso un errore. Ma secondo voi Pietro l'ha commesso poi qualche peccato? Mi perdonerà San Pietro, che adesso ovviamente poi è morto martire, capite, è stato un grandissimo, però dobbiamo anche riflettere su alcune cose per capirne altre. Ma secondo voi l'ha commesso un peccato? È grave, grosso quanto una casa. Qui dal coro vedete come sono bravi. Ha rinnegato Gesù. Non, tre volte, e ci ha pure spergiurato, giurato il falso, no, io giuro, non l'ho mai visto e conosciuto. Peccato veniale o peccato mortale, secondo voi? Poi vi dico quello che pensa San Tommaso d'Aquino. Questo è un peccato mortale, la fatta grossa, anche se ha agito, capite, no? Per paura, e aggravato dal fatto che, cosa aveva detto nell'ultima cena? Uè, signore, uè! Io vengo anche alla prigione, alla morte, scendo fino alle fiamme di Mordor per seguirti. E Gesù l'aveva ammonito e dice, buono Pietro, stai calmo. Allora, qui si parla addirittura del Papa, poi possiamo scendere, cardinali, vescovi e preti. In ogni caso, qual è il soggetto, qual è l'insegnamento? I ministri di Dio, vediamo un pochino. Come bisogna comportarsi con i ministri di Dio?
Sono sempre infallibili, qualunque cosa dicono. Io quando sto qui, qualunque cosa dico, la dovete prendere come oro colato? No, mi dispiace dirlo, ma è no. Sono esente dalla possibilità di commettere qualche peccato per il fatto che io ho ricevuto l'ordine sacro? Io sono il ministro di Cristo, eh? Voi mi chiamate Don e do guai a chi non mi chiama Don, ma non per una forma di rispetto a me. Perché Don significa Dominus, significa che da quando sono stato ordinato, ed è vero, io non sono più un semplice essere umano. Io sono un ministro di Cristo H24, di giorno, di notte, quando mangio, quando bevo e quando dormo. E ho una dignità che nemmeno gli angeli ce l'hanno come la mia. Capite però che si tratta di due piani distinti. Un conto è la dignità del ministro di Dio, che è una cosa oggettiva e dipende da un dono che ha ricevuto, quello non gliela toglie nessuno. Poi però un conto è la condotta morale del ministro di Dio, quindi se pecca o non pecca, e l'insegnamento del ministro di Dio. Vi faccio una domanda. Il Papa è infallibile? Attenti a come rispondete, qua si cade subito nell'eresia. Ma vedete quanto è brava Barbara, la devo confermare, catechista a vita. Mi ha fatto il gobbo da qua dietro, giustamente, e ha detto, quando parla ex cattedra, quando scrivono enciclica, quello è magistero ordinario, per cui noi dobbiamo accoglierlo, si legge nel diritto canonico, con un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà, ma non è detto che contenga un insegnamento infallibile, perché il Papa abbia questa assistenza dello Spirito Santo, deve esercitare il ministero petrino dichiarando che vuole parlare come maestro della fede in forza del primato di Pietro, definendo come irreformabile una verità di fede, cosa che succede rarissime volte. Capite? Ora, un ministro di Dio ha il dovere grave di insegnare a nome di Cristo e della Chiesa, ha il dovere di farlo. Ma non significa che automaticamente lo fa. Voi sapete che oggi si oscilla nei confronti dei ministri di Dio tra due atteggiamenti estremi che sono sbagliati tutti e due. C'è chi li disprezza, li maltratta e li considera come uomini qualunque, sentendosi il diritto di poter dire e vomitare qualunque cosa si pensi di un ministro di Dio. Vi faccio una domanda, si può fare secondo voi questa cosa? Questa cosa non si può fare nei confronti di nessuno, perché nessuno può mancare di rispetto al prossimo senza peccare, ma quando lo si fa nei confronti di un ministro di Dio, io ve lo dico, non perché lo dico io, il grande Signore di Santi, state attenti perché si passano i guai davanti all'Altissimo. Perché? Perché la dignità del ministro di Dio è enorme e i suoi ministri Dio si riserva il diritto di giudicarli e molto rigorosamente e di farli correre lui personalmente, senza dare questo potere a nessun essere umano. Sono stato chiaro? D'accordo? Quindi, se si vede che qualche ministro di Dio pecca o dice qualche cosa che non va detto, oltre che alla preghiera e al sacrificio, glielo si dice a lui personalmente, con carità e dolcezza, e se non ascolta, lo si dice al superiore canonico, al vescovo, se è un prete, o al superiore se è un religioso. Dopodiché, fine del discorso. Ok? Quindi non ci si può mettere sotto i piedi un ministro di Dio. Però c'è l'altro estremo, sapete qual è? Che è una sorta di, perdonatemi, divinizzazione dei ministri di Dio a tutti i livelli. Me l'ha detto il prete? Sapete quante volte mi ha detto? Ho cominciato il ciclo di catechesi sulla testimonianza di Gloria Polo. Sapete quando è stata completamente rovinata Gloria Polo? Quando un prete, sapete cosa gli ha detto? Che l'inferno e il diavolo non esistono. Date a sentire la sua testimonianza, io l'ho conosciuta personalmente. Ah, che bello! Se l'inferno e il diavolo non esistono, allora hanno avuto il paradiso, e quindi possono come mi pare. Non esiste peccato, non esiste non peccato, non esiste legge di Dio. Evviva! Ma l'ha detto il prete? Funziona, l'ha detto il prete in questo caso? Il prete ha peccato mortalmente e ha tradito la sua missione di essere maestro della verità. Per cui in quel caso non è che io mi devo dire, trincerare dietro l'ha detto il prete o l'ha detto il vescovo, perché pare che pure qualche vescovo ogni tanto, Dio non voglia, ma a quanto si sente sembra che qualche volta succeda.
Capite? E come ha fatto il prete, se è prete, a dire un'eresia? Può dire un prete un'eresia? Vediamo. Stiamo bassi, perché poi si arriva ad alti livelli, si entra in questioni teologiche, che si sono azzuffati i teologi. Ma un prete la può dire un'eresia? Vediamo un po'. Oh! E purtroppo la può dire. Può fare un peccato grave, può dare scandalo un prete? Non lo deve fare, ma questo non farlo non è una cosa magica, capite? Dice prete, quindi essendo diventato prete, tutto quello che dice, tutto quello che fa, ma c'è gente che pensa così, del prete, del vescovo e del papa, di tutti. Allora, neanche il papa è esente dalla possibilità, capite? Non dobbiamo, come dire, divinizzare nessun essere umano. Quando davanti a San Pietro negli Atti degli Apostoli si sono inginocchiati davanti, sapete che gli ha risposto San Pietro? Dice, alza, io sono un essere umano come te. Certo che sono il vicario di Cristo in terra. Sapete una volta che cosa rispose Pio IX quando gli dissero che volevano fare una riforma liturgica, un po' così? Sapete chi ha risposto? Pio IX. Ma chi ti credi che sia io? Io sono soltanto il Papa. Capito? Ci ha risposto, io sono soltanto il Papa, cioè io non sono Gesù Cristo, lo rappresento. Ma non sono come lui, capite? Quindi dobbiamo avere questo giusto mezzo tra il disprezzo del ministro e la divinizzazione del ministro. Concludo per non essere troppo lungo. I ministri non si possono disprezzare né mettere sotto processo, anche se abbiamo il diritto di verificare le cose che dicono e di, come dire, prendere atto dei comportamenti che hanno. La correzione fraterna è possibile. La segnalazione di problemi superiori è possibile, in certi casi doverosa, ma niente di più. Non bisogna cadere nell'altro estremo, che fa dei ministri di Dio una sorta di Padre Eterno in terra, perché di Padre Eterno ce n'è uno. Ricordate cosa dice Gesù in un passo del Vangelo? Cioè, non chiamate nessuno maestro sulla terra, perché il maestro sono io. Non chiamate nessuno padre, perché padre sono io. Non chiamate nessuno rabbì, perché rabbì sono io. Dice, ma allora se io chiamo il sacerdote padre, ecco, no, ma Gesù sta dicendo... Voi potete chiamare maestro, padre, rabbì, un mio ministro, nella misura in cui quello che dice e quello che fa somiglia a quello che ho detto e fatto io, perché è lui il punto di riferimento. Vabbè, spero di essere stato chiaro, però attraverso la vicenda di Pietro penso che era importante focalizzare un pochino queste cose, che sono importanti sia per noi ministri per stare attenti a quello che facciamo, ma sia anche per i fedeli per trovare il giusto modo di rapportarsi con quelli che sono e rimangono i ministri di Dio, degni o indegni che siano. Siano lodati Gesù e Maria.